Buongiorno, grazie. Ringrazio Diana Rugli per avermi invitata, ringrazio IFOTES, ringrazio la neopresidente di TAI con Telefono Amico Italia, con cui collaboro da tanti anni, un'esperienza viva, continua, estremamente importante e significativa. Il tema di cui io mi occupo di solito è esattamente quello della perdita, del lutto, perché il mio ambito di studi è esattamente quello delle cure palliative, della morte, del morire. Diciamo il Master in Death Studies and the End of Life è l'unico in Europa che assume una prospettiva multiculturale per un verso e interdisciplinare per l'altro. Però per quanto riguarda il tema che stiamo per affrontare, cioè vale a dire quello della solitudine, la questione della morte entra come sfondo, vale a dire lo considereremo non solo rispetto a quell'esperienza che è relativa alla morte di qualcuno, quindi al vissuto di perdita che inevitabilmente strazia un'esistenza, quanto piuttosto alla paura che si ha di questa esperienza, e di conseguenza considereremo in questa relazione la solitudine come un indicatore per la vita delle persone estremamente problematico, emozionalmente difficile da gestire, perché appunto sullo sfondo ci sta qualcosa che vogliamo ignorare assolutamente, ed è appunto il terrore della morte. E al terrore della morte offriamo una risposta che gli studi di psicologia di matrice evoluzionistica considerano originaria dell'uomo e alla base di qualsiasi relazione sociale. Il concetto di solitudine come categoria psicologica e sociologica negativa in Occidente ha una caratterizzazione importante, e la prospettiva che adotto per discutere questo talk insieme a voi è per un verso psicoanalitico e per l'altro verso psicosociale, con una buona matrice sociologica di fondo, cioè vale a dire quella matrice che da Freud all'applicazione dei concetti freudiani in ambito sociologico produce una serie interessante di risultati. Dal punto di vista sociologico in Occidente, ribadisco, perché se dovessimo parlare con partecipanti di una platea orientale dovremmo cambiare una serie di categorie insieme. Bene, quindi stiamo parlando dell'Occidente, assume una caratterizzazione problematica all'interno delle teorie del capitale sociale. In particolare viene dichiarata problematica già negli anni 90 la solitudine da Putnam, Robert Putnam, quando pubblicando il volume Bullying Alone dice: la società americana sta perdendo il proprio collante di fondo, vale a dire la capacità di costruire la società insieme attraverso dei piccoli nuclei di solidarietà. Vale a dire la solitudine viene considerata da questo sociologo estremamente famoso e celebre, uno dei più grandi studiosi di capitale sociale, vale a dire di quella fondazione strettissima di tutta la società che non ha un equivalente economico se non quello relazionale, che produce qualsiasi possibilità di ricchezza se non c'è la relazione, se non c'è la fiducia, se non c'è il potersi abbandonare all'altro, non esiste alcuna possibilità di costruire la società. Ebbene, dice Putnam, siamo in crisi perché stiamo vivendo sempre di più da soli, vale a dire siamo sempre più incapaci, dirà Fukuyama, sempre nell'ambito della teoria del capitale sociale, di fidarci gli uni degli altri, di abbandonarci all'altro, e questo significa giocare da soli.
quando scriveva la sua seconda edizione, Putnam, cominciava ad apparire un ulteriore fenomeno che interessa i millennials, cioè i nativi digitali, vengono chiamati così coloro che nascono con il cellulare in mano, nascono con il computer in mano, nascono già subito interconnessi alla rete di internet, alla rete di telefonia, quindi è inevitabile che il loro livello di socializzazione e di fiducia, assolutamente inaudita, quindi assolutamente nuova in tutta la storia dell'umanità, sia legata a quell'universo, a quel ciberspazio all'interno del quale navigano non tanto persone reali quanto le loro rappresentazioni, i loro universi mentali, i loro universi rappresentazionali ed emotivi. Ebbene, uno dei fenomeni più interessanti che stanno apparendo nello scenario di questa realtà virtuale è il fear of missing out, cioè vale a dire una forma di sofferenza assolutamente nuova nella storia, quindi noi psicologi sociali, noi psicologi in genere, ma anche molti filosofi, ma ovviamente anche i sociologi, ci stiamo interessando a questo interessantissimo fenomeno, FOMO, cioè vale a dire il terrore di essere soli, isolati dall'universo di coloro che comunicano costantemente attraverso telefoni, attraverso cellulari, attraverso internet. Pare che sia una sofferenza che interessa fortemente i millennials. Io non sono una millennials, quindi non soffro affatto di solitudine se mi rendo conto che non ho assolutamente alcun seguito, ma non solo, non carico pressoché niente sulla mia pagina Facebook, ho appena creato qualcosa che ha a che fare con Instagram, ma solo per lavoro universitario, cioè cerco di agganciare i miei studenti dicendo: guardate che tal giorno alla tal ora ci sarà questo ospite che discuterà con noi di questi temi. Quindi ho pochissimi followers e sono i più bravi studenti, quindi possiamo contarne a decine, sicuramente non a migliaia. Ebbene, il problema invece del FOMO pare essere un problema estremamente sentito. E questo significa che dobbiamo prenderlo sul serio. La fear of missing out è sostanzialmente la paura di non appartenere all'orizzonte rappresentazionale, non tanto all'orizzonte della presenza, io ci sono e ci sei anche tu, ma nella rappresentazione mentale degli altri. Tant'è che molte iniziative sono state realizzate, messe in essere proprio in internet, perché cercano di fare in modo che tutti coloro che abitano questo spazio virtuale si sentano appartenenti ad una comunità. E quindi nascono una serie di vademecum estremamente interessanti da studiare per permettere alle persone appunto di sentirsi inclusi, sentirsi rassicurati dalla presenza di qualcuno che li pensa, di qualcuno che li guarda, di qualcuno che osserva il loro agire, e tutto questo con una base di fiducia estremamente ingenua, perché se vediamo i furti di identità che accadono, forse credo che qualche problema rispetto alla protezione dei dati sarà il problema di questo secolo, senza dubbio, e alla loro gestione dovremmo porcelo. Questi vademecum insegnano a dare, attenzione, la parola critica è senso, dare senso alla solitudine in internet. Bene, vediamo come la self-determination theory considera questo problema. Dice: ognuno di noi decide sulla base di come decide della propria vita, sulla base di come imposta le proprie relazioni con gli altri. Questo significa
che sicuramente bisogna farsi carico di questo tipo di sofferenza e permettere alle persone di interpretare ciò che viene percepito da loro come isolamento e dunque solitudine nociva, in modo tale che possano superare il vissuto di manchevolezza, il vissuto di assenza in quanto non rappresentati dagli altri, in modo da restituire un'abilità rispetto alla capacità relazionale. Vediamo però che cosa significa il fatto di sentirsi isolati, dunque manchevoli di qualcosa, laddove la solitudine si annunci come una sconfitta pericolosa. Ci avvarremo per analizzare questo specifico vissuto di due importanti teorie in ambito evoluzionistico, psicologico-evoluzionistico, che sono la teoria dell'attaccamento, che sicuramente conoscete, di Bowlby, e forse una teoria molto conosciuta nell'ambito dei death studies, ma meno, diciamo, in ambito generale, psicologico generale, che è quello della Terror Management Theory. Usiamo queste due teorie perché sono interconnesse tra di loro e ci sono degli importantissimi sviluppi tra queste due. L'attachment theory, la teoria dell'attaccamento, non analizza necessariamente il come entriamo in relazione, ma come la paura della perdita di una relazione produca dei comportamenti di riparazione che possono essere di successo o di insuccesso. Chi ha, per esempio, uno stile di attaccamento sicuro è qualcuno che sa gestire la solitudine meglio rispetto a chi invece ha uno stile di attaccamento insicuro, nel senso che cercherà di mettere in atto delle reazioni alla solitudine e alla perdita di qualcuno di significativo in un modo più positivo rispetto a chi invece, per esempio, è ansioso oppure è evitante. Su che cosa si basa la teoria dell'attaccamento, che ha veramente ottenuto dagli anni Ottanta in poi un successo crescente, veramente significativo? Si basa sull'idea che gli esseri umani nascano con un'istanza di appartenenza ad un gruppo primario, quindi può essere nucleare come quello della famiglia, oppure può essere un gruppo più allargato, perché l'essere umano nasce immaturo, ha bisogno, rispetto ad altri animali, ha bisogno di molto tempo per conquistare l'autonomia. Se per esempio una giraffa nell'arco di pochi giorni è già capace, un giraffino, un cucciolo di giraffa, di seguire agilmente la madre e di seguire il gruppo, quindi ha già una propria autonomia biologica, e se non ce l'ha è destinato a morire molto presto. Al contrario, i primati in genere, ma in particolare quella specie che è l'Homo sapiens, ha bisogno almeno di un 18 anni prima di pretendere che qualcuno sia maturo a tal punto da inserirsi nel mondo senza troppi rischi, imparando presto come fare. Ebbene, il periodo di gestazione è estremamente lungo, dice questa teoria, e deve avvenire all'interno di una relazione o più relazioni estremamente significative che permettano di interiorizzare dei modelli comportamentali, modelli operativi interni. Queste figure di attaccamento sono i caregivers. Dobbiamo fare molta attenzione perché specialmente coloro che appartengono ai gender studies in Occidente stanno cercando di mostrare che il caregiver di riferimento non è la madre e la madre naturale soltanto,
ma lo è altrettanto il padre, e molti studi che proprio con quell'antesiniana di Margaret Mead, antropologa, e hanno tesaurizzato appunto questo contributo con questo insegnamento, hanno poi stabilito che esistono diversi modelli culturali che permettono a quella entità che è così fragile, che è il cucciolo d'uomo, di acquisire questi modelli operativi interni per mettersi in relazione con gli altri e saper reagire alla perdita, ricostruendo le relazioni con altri, tanto con genitori naturali, genitori non naturali, quanto con gruppi che sostituiscono totalmente le figure genitoriali. Queste scoperte sono estremamente importanti perché mettono in evidenza che gli esseri umani, in quel lungo percorso di completamento di loro stessi in quanto soggetti pensanti, affettivi, soggetti che hanno bisogno di vivere in gruppo, hanno bisogno di tanto tempo per acquisire delle abilità relazionali e delle competenze che permettano loro di stare in una relazione con qualcuno in senso di intimità o in una relazione con un gruppo con un minor senso di relatività. Si parla appunto di relazioni primarie e secondarie. Alla base della teoria dell'attaccamento ci sta la paura della morte. La paura della morte. Perché e quali sono i bambini, i cuccioli d'uomo che imparano presto e meglio a relazionarsi con il mondo? Sono proprio quei bambini, quei cuccioli che, minacciati precocemente da un vissuto interno, diceva Melania Klein, di morte, sanno relazionarsi con le figure parentali, con le figure di attaccamento in un modo sufficientemente seduttivo, cioè vale a dire sono carini, sono sì magari un po' capricciosi, ma capricciosi con capacità di seduzione appunto, tanto da attirare l'attenzione, quindi sono soggetti attivi dal punto di vista relazionale, da attirare l'attenzione delle figure genitoriali o delle figure di attaccamento o del gruppo, e dunque impostare da subito, immediatamente, dal primo giorno dalla nascita in poi, una relazione della serie sono fragile, rischio di morire, ho paura di morire, aiutami a gestire questa fragilità. Questo è il messaggio di base. Bene, la teoria dell'attaccamento dunque condivide con la Terror Management Theory questa competenza di base. È una competenza introdotta da studiosi dell'area americana, con i quali peraltro lavoro da qualche anno, e questi ricercatori con migliaia di evidenze empiriche, quindi sono assolutamente attendibili, i più importanti sono Greenberg, Sheldon e Pisinski, mostrano come alla base di qualsiasi relazione sociale, da quelle intime a quelle politiche, sostanzialmente ciò che muove alla relazione è la paura di morire, è la paura della morte. I loro studi cominciano agganciandosi dall'intervento estremamente interessante di un altro antropologo, Ernst Becker, che parla della negazione della morte. Che cosa dicono questi studiosi? Dicono alla base è vero che noi abbiamo paura della morte, ma è anche vero che questo terrore potrebbe essere paralizzante. Quindi se torniamo ai nostri progenitori, che cosa è successo? È successo che questi, anziché rimanere paralizzati davanti all'aggressività della natura che voleva renderli semplicemente cibo per predatori, hanno cominciato a prendere coscienza, attenzione, del loro stesso terrore, hanno cominciato a decodificare il terrore della morte, e a differenza di tutti gli animali, gli altri animali hanno paura della morte ma non ricordano lo spettacolo della morte, lo cancellano, invece l'essere umano lo mantiene in memoria e cerca di capire, costruire un senso sul
relativo al significato appunto del morire. Se un leone ha paura di morire, se un coniglio ha paura di morire, e nel momento in cui la morte si annuncia con la fuga cerca di rimediare al terrore, poi ricomincia la propria corsa verso la preda e di fuga dal pericolo, ebbene l'essere umano in ogni istante cerca di mantenere nell'inconscio questa paura per non rimanere paralizzato, ma nello stesso tempo cerca di gestire questa ansia essenziale, fondamentale, costruendo dei significati che ci rassicurano rispetto alla rappresentazione della morte. Questo è esattamente il mio campo di studi. Abbiamo bisogno di significati per mantenere nell'inconscio quest'ansia, questa angoscia, che però continua a sobbollire, continua ad agire nel nostro inconscio. Vediamo questo schema estremamente importante. La cultura ci insegna a dare senso alla morte, a rappresentarci un significato della vita nonostante la nostra mortalità. Ogni cultura ha il suo modo di simbolizzare una esistenza oltre la morte per permetterci di dare senso e continuità e futuro alla rappresentazione della nostra vita, e questo futuro ci chiama a voler vivere. Quando l'angoscia è estrema, quando il senso della vita e il senso e la significazione del futuro collassano, allora a quel punto si parla di suicidio. Chiaramente una società che previene il suicidio è una società che costruisce una gestione efficace e potente a livello simbolico del senso del vivere in rapporto al morire. Più o meno lo schema complesso è questo: hai paura di morire, cerchi una relazione, all'interno di questa relazione cerchi di dare senso all'incontro, cerchi di costruire dei valori insieme ad altri, perché questo ti permette di pensarti oltre la morte. Quindi la relazione ti dà un immediato senso di sicurezza rispetto ad un qualsiasi pericolo. Nel momento in cui sei solo, devi ricostruire questi legami, e sei tanto più in grado di ricostruire i legami quanto meno sei in ansia rispetto alla possibilità di rintracciare qualcuno con cui avere un rapporto. E questi legami saranno tanto più forti quanto più il bisogno di rassicurazione sarà stato appagato semplicemente con la relazione in sé, e lo stare insieme corrisponda a dei valori che sono culturalmente solidarizzanti, più o meno come accade con Infotes, appunto, che è un modello di relazioni di questo tipo, per cui si sta molto volentieri insieme, si cerca di fare in modo di costruire una società solidale, di fiducia, in modo tale che nessuno si senta abbandonato e solo, e dunque scelga il suicidio perché si ha paura della morte, ma la morte può diventare addirittura un rifugio. Dobbiamo fare però attenzione, e qua voglio concludere con gli ultimi minuti, perché dicevamo all'inizio le culture gestiscono in modo diverso, in particolare quella orientale rispetto a quella occidentale, questi legami, e sono più o meno cogenti dal punto di vista, diciamo così, della forza di mantenimento della struttura sociale attraverso l'ideologia. Esistono società collettivistiche, per esempio quelle orientali sono più collettivistiche, e invece quella occidentale è più individualista. Quindi dobbiamo fare attenzione però, perché l'individualismo per l'Occidente è un grandissimo valore, è un grandissimo valore. Perché lo critichiamo tanto, lo critichiamo esageratamente, e attenzione, l'individualismo è una delle cause che produce quel bullying alone che dicevamo nella prima slide parlando di Putnam. Ebbene,
L'individualismo è la celebrazione della capacità del soggetto, della persona, di bastare a se stesso. È una cosa che viene fortemente richiesta in Occidente. Devi essere in grado di bastarti. Che tu sia fortunato o sia sfortunato, e fai attenzione, perché anche la fortuna potrebbe richiederti un'abilità anche superiore rispetto alla sfortuna per la tua capacità di restare solo. Devi bastarti. Da quando è diventato un valore, non è semplicemente il self-made man americano, questo mito che costruisce il valore dell'individualità, quanto piuttosto i diritti umani fondamentali del 48. Si passa da una società dove l'individuo è in funzione della società e per la società, ad una società, e questo è vero solo per l'Occidente, attenzione, quindi è un valore sommo, e stiamo cercando di esportarlo in tutto il mondo attraverso per esempio le Nazioni Unite e i diritti umani fondamentali. Con il 10 dicembre 1948 si stabilisce in forma irreversibile che è la società per l'individuo. Che cosa vuol dire? Che la società si impegna finché ognuno sappia bastarsi da solo e possa trovare al proprio interno tutto ciò che gli serve per la felicità e la propria self-construction. Cosa vuol dire? Saper trovare attraverso le relazioni di tipo secondario e primario, quindi quelle intime ma anche quelle di costruzione insieme della società, tutti gli strumenti che servono per la piena, intera autorealizzazione. Voglio farvi vedere questa immagine finale perché è esattamente l'uomo, quell'uomo, l'uomo occidentale, quello che riesce a crescere facendo della solitudine un'opportunità di autoconoscenza, una opportunità di presa di coscienza dei propri bisogni, delle proprie fragilità, della propria necessità degli altri, in modo tale da negoziare con gli altri un modo per costruire una società inclusiva. Vale a dire, pensiamo semplicemente al post-traumatic growth, oppure a tutte quelle forme con cui i gruppi si uniscono sulla base di una carenza, cioè vale a dire i gruppi di mutuo autoaiuto che abbiamo citato anche all'inizio di questa giornata, i quali stabiliscono che una specificità vissuta come fragilità possa essere un'occasione di unione per cambiare la società affinché offra delle risposte sulla base dell'istanza specifica. Dunque anche coloro che ritengono di avere una fragilità riconoscibile come comune tra altre individualità possono impegnarsi per cambiare la società in senso inclusivo, in modo tale che offra una risposta per quella specifica carenza e non si senta dunque colui che ne è portatore o espressione isolato dal resto del mondo in quanto mancante forse di qualcosa. Ebbene, questa immagine è quella che viene utilizzata dalla self-construct theory, che dice esattamente, attenzione, che l'Occidente intanto è apripista in termini di storia per tutto ciò che accade in tutte le culture, perché anche l'Oriente si sta fortemente occidentalizzando, ed è proprio la cultura dei diritti umani fondamentali che stabilisce che la solitudine può essere un grandissimo tesoro del quale far buon uso. Far buon uso chiaramente con gli altri, stabilendo quali sono i criteri che permettono la condivisione in una relazione che sia il più possibile compensatoria, dove ciò che rimane, attenzione, alla base e sullo sfondo, è sempre necessariamente quell'operazione di costruzione di senso del perché stiamo insieme, del perché parliamo e del perché siamo soli. Se ci manca questo, l'ansia, l'angoscia di morte diventa prevaricante. Ebbene, che cosa ci denuncia FOMO? FOMO ci denuncia che
esiste tutta un'area di risposta immediata alla death anxiety, all'ansia di morte, che consiste semplicemente nella celebrazione dell'essere in contatto, che è sì importante, ma è solo momentanea. Certamente all'interno di questo universo, che è quello dell'area cibernetica, dell'area internet, dei social network, sta per svilupparsi e comincerà a svilupparsi tutto quel territorio di condivisione, di costruzione di senso, come pare che cominci ad accadere proprio perché quegli stessi gruppi cominciano a creare delle comunità potenti, importanti in internet, mentre invece Facebook e Instagram progressivamente stanno tramontando. Da quello che ho capito, coloro che caricano su Facebook vengono già considerati troppo vecchi e dunque devono essere soppiantati da coloro che invece usano altri social network all'interno di questo universo. Bene, con questo intendo dire cominciamo a costruire e continuiamo a farlo, perché il senso della vita, sapendo di dover morire, è veramente molto interessante ed è alla base di ogni nostra interrogazione e risposta. Grazie.